Battiti calabresi risuonano a pizzo e coinvolgono un pubblico curioso e soddisfatto accolto nella suggestiva cornice del Palazzo della Cultura. L'appuntamento di pizzo è il primo del tour estivo itinerante ideato da Edizioni Beroe, sotto la guida del direttore artistico Renato Costa, titolare della stessa casa editrice. Il gruppo, formato dalle voci di Ilaria Modio, Dolores Mazzeo, Giuseppe Ingoglia e dal maestro e compositore Daniele Fabio alla chitarra, hanno condotto i partecipanti in un viaggio fra le meraviglie paesaggistiche calabresi. Lo spettacolo si è svolto come un reading musicale che ha offerto la lettura di testi di grandi autori nei diversi generi, da Dalida, Rino Gaetano, Carlo e Francesca Diano, Leonide Repaci, Alexandre Dumas, Cesare Pavese e tanti altri. La prima data di Battiti Calabresi è stata organizzata con il sostegno e la collaborazione del Comune di Pizzo con l'assessore Gennaro Muratore, che ha consegnato gli attestati di partecipazione agli artisti presenti. La prossima tappa di Battiti Calabresi si svolgerà a Palmi il 1 settembre presso la Villa Comunale Mazzini dalle ore 22. Battiti Calabresi nasce come omaggio che ho voluto regalare a quella che è stata la mia terra e sarà sempre la mia terra, appunto la Calabria, in particolar modo Vibo Valentia, dove sono nato e cresciuto con la mia famiglia, ed è un omaggio alle mie radici, a quella che è la nostra identità culturale, ma attraverso una narrazione diversa, quindi non le solite classiche narrazioni commerciali che vanno di moda con i soliti cliché, ma una narrazione un po' diversa che racconta la Calabria dal punto di vista culturale, prendendo spunto dal suo patrimonio di scrittori, che è un patrimonio comunque di qualità eccelsa, che non ha nulla da invidiare a quello di altre regioni. Una grande emozione, abbiamo fatto un viaggio nella Calabria attraverso le impressioni di calabresi e di viaggiatori che hanno attraversato la Calabria, attraverso la voce narrante anche di attori, e io ho prestato le mie musiche e si è creata un'atmosfera unica, magica, come quelle che si trovano in Calabria. Noi calabresi siamo da sempre viaggiatori, io stesso non risiedo stabilmente in Calabria, ma viaggio tantissimo, e la Calabria è nel mondo, e la Calabria stessa è un piccolo mondo fatto di accoglienza, fatto di invasioni, fatta di contaminazioni, quindi è una sorta di frattale dove dalla Calabria ci si sposta per poi tornare, e dalla Calabria in Calabria la si attraversa per poi rimanere. Un appello che vorrei fare a tutti, soprattutto a noi calabresi: scopriamo e riscopriamo la nostra regione, perché ci sono tante di quelle belle cose che nemmeno noi conosciamo. Quindi prima di andare all'estero oppure fuori, sempre ai soliti posti, altre regioni italiane, vediamo di scoprire e riscoprire i nostri posti, perché sono davvero belli, bellissimi e numerosissimi.